Ed eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, buonasera, ma soprattutto benvenuti e bentornati anche questa sera, una nuovissima puntata di Voglia di Festa, perché abbiamo voglia di festa noi ogni sera da ormai qualche giorno, in tutte le sere nelle vostre case, 19.45 puntuali, parliamo di Voglia di Festa, noi siamo ufficialmente rientrati ed eccoci qua, quindi intanto ancora buonasera a voi che come ogni sera ci seguite, siete in collegamento e ormai lo sapete, noi parliamo di territorio. Parliamo di eventi, parliamo di curiosità perché la voglia di festa c'è e finalmente quest'anno 2021 possiamo ricominciare a parlare di festa e quindi proprio per questo do il benvenuto a Roberto Merzi per ovviamente assessore ai parchi pubblici di Sona. Buonasera Roberto, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Come stai Roberto? Tutto bene a Sona? Sì, bene, grazie. È tornato il bel tempo, quindi si sta bene. Si può pensare a ripartire. Bene, ci fa molto piacere, quindi insomma finalmente si può ragionare come proprio hai appena accennato, anche perché l'anno che abbiamo trascorso è stato abbastanza importante, lo è anche quest'anno, però si può già ragionare una prospettiva diversa. Roberto, raccontaci un po' cosa succederà quest'estate a Sona. Beh, a Sona quest'estate succederà che insomma, si ripartirà, come mi auguro, insomma, in tutto il territorio veronese e anche nazionale, insomma, dopo questo purtroppo triste momento. A Sona non abbiamo mai smesso di programmare una ripartenza. Io come assessore ai parchi pubblici posso dire che abbiamo investito in questo periodo sui parchi in modo da attrezzarli, quindi abbiamo effettuato degli interventi, ad esempio di installazione dell'illuminazione di emergenza sui parchi, proprio per poter organizzare e far organizzare degli eventi. Questo in merito alla safety security, per cui illuminazione di emergenza, uscite di emergenza, ecco, impianti di questo tipo. Abbiamo speso su due parchi circa 45.000 euro, peraltro coperti quasi completamente da contributi della regione, per cui siamo anche contenti, certo, di questo risultato, ecco, proprio per la ripartenza, per poter organizzare qualche evento. Bello, bene, soprattutto bravi, anche perché lo sappiamo che queste non sono cose facili, cioè nel senso serve unione, forza, tanta voglia di fare, sappiamo che a Sona ne avete, quindi ecco, questo è importante. Quest'anno che cosa, in quest'estate diciamo, che cosa, se ci sarà qualcosa che si può già raccontare, noi siamo curiosi insomma, se c'è qualcosina che si può accennare. Sì, sicuramente le cose che bollono in pentola sono diverse. A livello di rappresentazioni teatrali, noi la chiamiamo normalmente la nostra estate teatrale, è già in questi giorni è stata programmata, ovviamente adesso io vi riferisco perché sono al corrente, poi di questa cosa insomma bisogna ringraziare chi se ne occupa, quindi il collega, certo, assessore alla cultura sicuramente e il consigliere delegato. Comunque sia, è stata fatta una programmazione ecco, appunto perché il momento è un po' particolare, ci si è dovuto un po' limitare, diciamo, in un parco che offra grandi spazi proprio per poter rispettare le norme, però il panorama è abbastanza ricco, insomma, ecco, per cui, certo, tra luglio e agosto sono programmati quei 6-7 serate aperte alla cittadinanza e ad ingresso gratuito. Wow, bello, questa è una cosa molto bella, anche perché c'è veramente bisogno di ripartire, 6, 7, 8, non importa, nel senso l'importante è esserci e voi sappiamo che siete sempre in prima linea per questo genere di, chiaramente, di eventi, di situazioni. Però mi sorge un po' spontanea la domanda, quindi assessore ai parchi pubblici, quest'anno è una valorizzazione ancora di più ai parchi, all'aria aperta, mi confermi questa cosa Roberto? Cioè quest'anno i parchi ce li viviamo ancora di più, possiamo assaporare e approfittare di questo pregio di essere in un parco, o no? Assolutamente, in questo momento in cui gli spazi aperti sono quelli che offrono la maggiore sicurezza,
dal punto di vista sanitario sono quelli che sono più richiesti, per cui molte attività, adesso io ho elencato gli eventi relativi all'estate teatrale, ma in realtà a Sona noi abbiamo un parco, ecco, quindi mi dai l'occasione di dire questa cosa, che certo, abbiamo un parco, quello di Villa Romani, Villa Trevisani, in Sona capoluogo, un parco ampio, molto bello, dove adesso per 2 anni non è più stato organizzato, ma c'è un'associazione di giovani che organizzava appunto il MAG, il Festival di Giovani, ecco, un festival che anche quest'anno vorrebbero fare, riproporre da quest'anno, per il 26, 27, 28 di agosto, sempre compatibilmente con quelle che saranno le norme anti-Covid, certo, però ecco, questo sarà un festival che richiamerà presumibilmente diverse centinaia di persone. E noi come comune abbiamo, quello che dicevo prima, attrezzato il parco dal punto di vista della sicurezza in modo da contenere poi i costi appunto per questo ambito. Certo, ma non solo, poi prego. Ci sono nei parchi, ci saranno i GREST, i gruppi di animazione estiva per i ragazzi, per cui noi abbiamo messo a disposizione le strutture pubbliche, perché mai come in questo momento, come dicevi tu giustamente, servono spazi aperti. Giusto, bello, bello, anche perché le iniziative vedo che sono parecchie. Roberto, una domanda mi sorge spontanea. Allora, chiaramente organizzare è sempre stata una cosa non facile, ma voi ce l'avete sempre, continuate a mettercela tutta ancora di più oggi. Però la domanda è proprio questa: come è cambiato il modo di organizzare, soprattutto nei parchi all'aria aperta, prima e dopo? Prima, ok, non facile, e ora com'è organizzare? Ecco, raccontaci un po' questa cosa, perché così ci piace trasmetterlo anche a casa. Spieghiamo che non sono cose semplici, ma sono piacevoli. No, la cosa non è semplice. Fortunatamente abbiamo degli uffici molto efficienti a Sona, che ci guidano in tutte quelle che sono le operazioni di organizzazione, di programmazione. Non sono semplici le cose, perché come dicevo prima, c'è una safety security da rispettare, proprio, sì, per la sicurezza delle persone, per la presenza di molte persone agli eventi, e quindi per le evacuazioni piuttosto che per emergenze di tipo sanitario, nel senso che se c'è qualche malore, eccetera, certo, piuttosto che antincendio, perché bisogna pensare tutto quando si organizza un evento, ecco. Quindi sono molto complicate queste cose. Ripeto, abbiamo degli uffici competenti, sì, con delle risorse brave, che ci permettono di sicuramente di affrontare tutte queste problematiche. Beh, è bello, e soprattutto complimenti, perché ripeto, Sona questa estate ci sarà, quindi sicuramente gli eventi non mancheranno, e proprio per questo sicuramente noi vi verremo a trovare. Quindi Roberto, io ti ringrazio per essere stato oggi con noi, davvero grazie, e speriamo di vederci sicuramente tra un po'. Ormai l'estate è arrivata, e speriamo di vederci quest'estate a Sona. Grazie mille Roberto, e ci vediamo presto. Certo, sono io a ringraziarvi, e vi aspetto tutti a Sona. Allora, grazie, viva Sona, noi ti ringraziamo, e soprattutto ti salutiamo, quindi ci vediamo presto, e a presto. Grazie, ciao Roberto, grazie mille. Grazie a voi, ciao ciao. Ed eccoci qua, fantastico, grazie davvero a Roberto Merzi, perché ci ha raccontato, così anche voi da casa sapete che quest'estate a Sona ci sarà festa, quindi continuate a seguire i siti, le pagine Facebook anche del comune di Sona, per scoprire cosa succederà, e noi ci saremo, e voi ci sarete. Grazie per essere stati con noi in questa serata, ci vediamo domani, ovviamente stesso posto, stessa ora, 19:45, prima serata, perché noi abbiamo voglia di festa, e voi a domani, ciao!